Lorenzo Berardinetti, assessore regionale uscente con importanti deleghe, tra cui lavori pubblici, politiche della casa, scuole, Ater, nonché candidato alle regionali con Giovanni Legnini nella lista Abruzzo in Comune, sindaco di Santa Maria. Abbiamo fatto una sintesi molto, diciamo, concisa. Ecco, con quali propositi e quali intenti lei si ricandida ad amministrare la regione Abruzzo? Beh, diciamo che la prima esperienza amministrativa, questi primi 4 anni e mezzo, prima ho rivestito la carica Presidente della Commissione Turismo, Caccia, Pesca, Attività Produttive. Diciamo, il primo anno lo passi così come esperienza, cerchi di capire. Dopo abbiamo fatto determinate cose belle per i cittadini e soprattutto anche per i comuni riguardo al turismo. Abbiamo fatto legge sui cammini, abbiamo fatto l'ultima legge che è stata fatta, che ha avuto un successo enorme, col ristorante tipico d'Abruzzo. Diciamo, la prima regione che dà la possibilità all'Europa di avere un marchio tipico per la ristorazione, per lo sviluppo enogastronomico dei nostri prodotti locali. Poi da 6 mesi ho rivestito la carica di assessore ai lavori pubblici e politiche della casa e scuole. Abbiamo subito messo in cantiere il piano triennale dell'edilizia scolastica e hanno risposto circa 170 comuni. Abbiamo fatto un piano triennale, penso, con 321 milioni di euro che saranno finanziati per mettere in sicurezza tutte le scuole. L'esperienza vissuta in questi 4 anni e mezzo penso che voglio ripetere nella prossima legislatura a fianco a Legnini, in modo da poter portare a termine tantissimi lavori, tantissime cose che avevo messo in campo riguardo anche il social housing, le ATAR. Cioè, abbiamo messo in campo tantissime cose con l'esperienza da sindaco che è diversa perché vive la realtà dei piccoli comuni e cerca di riportare le problematiche dei piccoli comuni all'interno della regione Abruzzo. Quindi sostanzialmente, ecco, in questa campagna elettorale che entra nel vivo, ci sono Movimento 5 Stelle e Centrodestra che affermano che in questi 4 anni e mezzo regione non si è fatto nulla, uno sfacelo, è tutto da cambiare. Lei invece sostiene che non è così, che tutto ciò sostanzialmente par di capire una bufala. Ma non è che sia una bufala, certo, io che faccio l'amministratore ormai da circa 22 anni faccio il sindaco in un piccolo comune, la soddisfazione dei cittadini non è mai al 100%. Un amministratore che fa amministratore sbaglia e indovina. Chi non sbaglia mai è chi non fa niente. Chi fa sicuramente qualche errore lo fa, però errori che secondo me saranno apprezzati poco perché secondo me ne abbiamo fatti pochi. C'è stata una legislatura bastando questi 4 anni e mezzo con gente, secondo me, consiglieri che hanno avuto poca esperienza amministrativa negli anni passati, però l'esperienza cresciuta adesso fa sì che uno applica e fa dei progetti di legge consoni per cercare di risolvere la vita dei cittadini. I 5 Stelle, nei primi 4 anni e mezzo, ho avuto in commissione 3 di loro, insomma, hanno collaborato con me. Certo, la cosa che resta un po' così, che resta come amministratore locale, l'insoddisfazione da parte mia nei loro riguardi è che non hanno fatto mai proposte, soltanto dicevano sì o no o non mi piace. Proposte in commissione non sono mai fatte, soltanto con uno di loro abbiamo fatto insieme la legge che sulla Banca della Terra. Le altre cose sono state fatte poi. Centrodestra ha già amministrato negli anni passati, sicuramente avrà fatto anche il centrodestra degli errori. Noi l'intento e l'esperienza che abbiamo vissuto in questi 5 anni sicuramente vogliamo far sì che nei prossimi 5 anni non vengano ripetuti i pochi errori che secondo me abbiamo fatti e vengano apprezzate più le cose che abbiamo fatto, forse mal comunicate, perché il master plan è un fondo che abbiamo. Master Plan sono il grande investimento pubblico varato dal governo Renzi per l'Abruzzo, oltre 1 miliardo, diciamo. 1 miliardo e 400 milioni. Il master plan è poco conosciuto, ma forse la colpa non è soltanto la regione, vi parlo per esperienza dei fondi che ho fatto mettere in bilancio per quanto riguarda i centri storici nei piccoli comuni, dei borghi autentici, borghi più belli, bandiere arancioni. Molti comuni stanno in difficoltà per le normative sulle progettazioni, sulle gare, quindi fondi 15 milioni di euro non sono pochi. Altri fondi su Fucino, abbiamo fatto una cosa grandissima, 50 milioni di euro per il bacino per l'irrigazione del Fucino. Ecco, mentre nel centro-destra dicono no, non è stato fatto nulla su proprio questo aspetto. Lei dice non è così in su. Questo, i fatti si vedranno da qui a un anno e mezzo, perché chi fa l'amministratore sa bene che uno programma, poi
progetta, fa le gare e vengono spesi i soldi. Quindi 50 milioni per l'irrigazione del Fucino, cosa molto importante, teniamo conto che il Fucino esprime insomma, una percentuale importante nel PIL nel settore agricolo. Sono fondi certi che vanno per l'irrigazione, la secca che c'è stata 2 anni fa è stata catastrofica, quindi penso che le aziende è quello che cercavano da tanto, e un 50 milioni sono realizzabili. Se noi calcoliamo che nella pianta del Cavaliere per 6 mesi, l'anno scorso sono stati carenza di acqua per i cittadini, e siamo riusciti con 1.200.000 a dare la possibilità al consorzio acquedottistico di fare dei pozzi per quanto riguarda nel 2018, che ancora sono delle zone che hanno carenza di acqua, penso sia importante. Ci sono altri fondi nel master plan che riguardano la depurazione, cioè tutte opere che secondo me legge non sono fondi sulla carta. Non sono assolutamente fondi sulla carta, sono fondi che gli enti che hanno ricevuto i finanziamenti devono progettare. L'altro ieri abbiamo fatto una riunione in assessorato dei lavori pubblici per quanto riguarda l'abbazia di Sulmona, ci sono 11 milioni di euro che stanno facendo la progettazione. Cioè, la regione ha fatto la sua parte. La regione secondo me ha fatto molto la sua parte, e come ripeto, fra un anno e mezzo che partiranno tutti i cantieri apprezzeranno il lavoro svolto in questi 5 anni. Ecco, per quanto riguarda, vi ha galvanizzato la candidatura di Giovanni Legnini? Vabbè, Giovanni Legnini l'ho conosciuto da tanto tempo, ha rivestito dei ruoli penso fondamentali in regione Abruzzo, ha avuto l'esperienza da sindaco, consigliere provinciale, presidente del consiglio provinciale a Chieti, ha fatto il vice ministro, poi l'ultima carica con il vicepresidente di CSM, penso sia una figura che è l'unica, una delle poche spendibili regione per, come istituzione. Da tutti ha riconosciuto come una persona competente, una persona capace e una persona soprattutto trasparente, e penso sia innamorata di questo nostro Abruzzo. È un giudizio su Romano Marsiglio? Romano Marsiglio forse avrà fatto bene nel Lazio, quello che nel centro-destra penso e dico, ci sono tantissimi rappresentanti del territorio abruzzese che potrebbero essere spesi per questa candidatura da presidente. Alcuni, perché ce l'ho avuti anche in commissione con me, nella mia commissione, sono persone capaci, non bisognava prendere uno da Roma, portarlo qui. Mi sembra di ritornare negli anni quando potevamo, io ero piccolo, i primi tempi che avevo l'approccio sulla politica, e quando in La Marsia ci fecero votare, io non l'ho votato, fecero votare Nieddu dalla Sardegna, portato da qui. Mi sembra di tornare allo stesso periodo, e bisogna riconoscere, è inutile che ci nascondiamo dietro un filo d'erba. Marsiglio, con l'Abruzzo ci azzecca poco.